16 settembre 1970. È sera quando il giornalista dell'Ora di Palermo, Mauro De Mauro, scompare. Il suo corpo non sarà mai ritrovato. Sulla sua morte è tuttora in corso un procedimento a Palermo che vede Totò Riina come unico imputato vivente. La morte del cronista ed ex combattente della decima MAS è stata messa in relazione ora al suo ruolo come consulente per il caso Mattei di Francesco Rosi, ora a un suo presunto scoop sui rapporti fra mafia e golpe borghese. Ero con mio fidanzato, abbiamo posteggiato la macchina, abbiamo visto arrivare da lontano la BMW di mio padre. Io sono andata avanti a chiamare l'ascensore. E poi mi sono messa a parlare con mio fidanzato, parlavamo del più e del meno. A un certo punto, visto che mio padre ritardava e l'ascensore era già arrivato, ci siamo sporti un pochettino nell'androne per vedere che cosa faceva mio padre. E ho visto una figura salire nella macchina da dietro e dopo un poco, cioè dopo qualche secondo, la macchina ripartiva lentamente e si è allontanata. Giovedì ore 22, è il giorno dopo il rapimento. La macchina di De Mauro viene trovata in via Pietro d'Asaro, nel centro della città. Nessuno sa da chi e come sia stata portata in quel punto. Nessuno ha visto niente. Iniziano le ricerche e le indagini. Polizia e carabinieri compiono vaste battute, controlli, posti di blocco. Si arriva infine al fermo del cavaliere Nino Buttafuoco, un commercialista noto e stimato, amico dei De Mauro. Buttafuoco viene arrestato e denunciato per concorso con ignoti in sequestro di persona. Dopo 2 mesi di carcere, al commercialista è stata concessa la libertà provvisoria. I sospetti erano dovuti alla mia manifestazione indirizzata a confortare la famiglia che ritenevo avesse avuto dei traumi effettivi. Sì, ma lei nei giorni della indagine ebbe molti contatti con i De Mauro? No, soltanto andai una volta per dare conforto dopo 3 o 4 giorni dalla scomparsa. Non aveva assicurato di mettersi in contatto con i presunti rapitori, per esempio? E come poteva assicurarlo? Che rapporti poteva avere con i presunti rapitori? Che potevano essere questi presunti rapitori che io non conoscevo? Chi era? Qual era il suo lavoro? Di che cosa si stava occupando nei giorni che precedettero la sua scomparsa? Rispondono a questa domanda i suoi colleghi, i suoi amici di Palermo. Credo che il punto di partenza sia il mestiere di De Mauro e come De Mauro faceva il suo mestiere. Era uno specialista del tema mafioso. Ecco, lui prima di iniziare un'inchiesta era solito informarla degli argomenti che avrebbe trattato? Lui scriveva anche per altri giornali. Di queste inchieste lui mi informava quasi sempre. Sapeva costruire i servizi. Li costruiva anche su informazioni modeste, anche su piccoli episodi, su un brandello di notizie. Com'è che ad un certo punto Mauro De Mauro è stato trasferito dalla cronaca allo sport? Sì, questo punto so che è stato oggetto un po' di una certa insinuazione nei confronti del giornale, cioè si è insinuato che lo spostamento allo sport fosse dovuto al proposito di allontanarlo dalle inchieste. E noi volevamo rilanciare quelle pagine sportive e si è pensato a De Mauro con un incarico perciò del tutto provvisorio, proprio per questo rilancio del servizio dello sport su basi un po' diverse da quelle tradizionali. Lui era stato contento del trasferimento? Lui all'inizio era sempre un po' riluttante ad andare in un servizio che gli permetteva di scrivere poco, però subito dopo si appassionava, prendeva passione per il servizio. Lei ha scritto sulla droga, sulla mafia, sui vari racket, molto di più di quanto abbia scritto Mauro De Mauro. Eppure lei non è scomparso. Come mia abitudine, in possesso di una notizia l'ho sempre immediatamente pubblicata. L'unica maniera per autodifendersi dalla mafia e per non essere esposto alle eventuali azioni e persecuzione è quella di tenere a lungo segreto la notizia. È un segreto che non si riesce mai a tenere. E quindi le notizie sulla mafia vanno pubblicate non appena vengono acquisite. Questo come primo elemento. O le notizie in possesso di Mauro
erano di tale gravità che potevano in quel momento determinare un fatto nuovo e non solamente la rottura di un canale, ma un terremoto vero e proprio nelle attività e fra gli uomini, e quindi l'arresto di parecchie persone, ovvero sarei entrato in possesso causalmente di qualche altra notizia nel momento in cui seguiva quella pista, che poteva anche turbare tranquillità di altro tipo.